Buonasera, bentrovati al TG Med Sport. Palermo che riprende la preparazione con un giorno di ritardo rispetto al solito perché si gioca lunedì a Castellammare di Stabia in posticipo alle 20:30. Dunque Iachini ha dato chiaramente un giorno in più di riposo dopo la vittoria sul Bari, una vittoria sul Bari che comunque ha lasciato qualche strascico, primo fra tutti la squalifica di Lafferty. Lafferty che comunque è impegnato con la propria nazionale e dunque per questa settimana tra l'altro non si allenerà a pieno regime con la squadra, sarà squalificato contro la Juve Stabia. Iachini si è infuriato, oltre al danno la beffa perché lo sapete, Hernandez si è fratturato una costola e dunque rimarrà fuori per almeno un mese e mezzo. Proprio Hernandez oggi alla ripresa ha svolto un lavoro personalizzato, così come un lavoro personalizzato ha svolto anche Andrea Belotti, che era andato in Under 21 ma è tornato ovviamente a Palermo nonostante la convocazione di Biagio. Poi assenti anche Uicani e Verre, sono gli altri nazionali del Palermo. Il Palermo che ritrova comunque Paolo Dybala, soprattutto ha ritrovato Stefano Sorrentino con una gag anche simpatica, una statuetta, un Oscar ovviamente non originale. Sapete tutti Sorrentino, il suo film La grande bellezza ha vinto un Oscar, allora anche Sorrentino si è voluto divertire non soltanto sui social ma anche in conferenza stampa, poi però si è parlato di Palermo. C'è questa casualità di avere lo stesso cognome, allora ecco, poi grazie al mio amico Alessio siamo riusciti a fare anche quella, cioè loro hanno fatto quel fotomontaggio che secondo me è spettacolare, sembro veramente io, però ecco, era una cosa carina giusto per rendere omaggio a un regista grande come lui, ecco. La cosa importante è la promozione, cioè il record di imbattibilità, certo fa piacere, è chiaro che se non prendo gol sicuro a casa un punto lo portiamo, quindi questo vuol dire dare continuità, vuol dire crescere, vuol dire arrivare il prima possibile al nostro obiettivo, però ecco, la cosa più importante è vincere il campionato, quindi è chiaro che a noi dispiace perché sinceramente giochi bene, giochi male, potevi vincere di più, potevi vincere di meno, però quanto tempo è che siamo primi in classifica? Se non basta essere primi in classifica per riempire lo stadio, noi di più non possiamo fare, cioè non è che posso capire che all'inizio eravamo partiti male, che eravamo dodicesimi, tredicesimi, allora c'era qualcuno che storceva il naso ed era forse anche da una parte giusto così, visto la retrocessione dell'anno prima, però siamo primi in classifica, cosa dobbiamo fare? Cioè, a noi dispiace tantissimo perché comunque per come è fatto anche lo stadio, comunque per come è calorosa anche la gente quando è pieno, è un'arma in più per noi, però non è che possiamo obbligare la gente a venire allo stadio, ecco. Quindi bisogna ringraziare quei soliti 7-8 mila che tutti i sabati con la pioggia, con il vento, con il sole sono lì presenti e ringraziarli. Premio importante per l'allenatore del Trapani, Roberto Boscaglia, che ha vinto la panchina d'oro come miglior allenatore ovviamente della prima divisione, della Lega Pro, premi riferiti ovviamente alla passata stagione, poi in Serie B di Francesco, per la Serie A invece Antonio Conte, un riconoscimento importante per Boscaglia che non ha nascosto l'amarezza per il pareggio di Cesena, un 2-2 con il pallone che non era entrato, un gol fantasma che grida ancora vendetta. Andiamo su trmweb.it, nella sezione sport, ovviamente tutti gli approfondimenti con le varie notizie, ma anche la possibilità di andare a rivedere non soltanto tutti i servizi ma anche l'intera puntata di Rosa e Nero che ieri come sempre ha premiato anche un nostro telespettatore che attraverso WhatsApp è riuscito a vincere il contest organizzato dal Palermo un giorno a Bocca di Falco. E poi una giornata ovviamente particolare dedicata alle donne con una finestra sul calcio femminile, con la situazione della Ludos Palermo, con la proposta lanciata di un gemellaggio eventuale con il Palermo di Zamparini e soprattutto con l'intervista alla più grande giocatrice italiana, possiamo definirla così, palermitana di Ballarò, Pamela Conti.
so. Great. Conti get on the end of it. A terrific goal. What a finish! What a spectacular finish from the Italian. Conti makes it 3-0 and wow, wow, wow. Penso che la cultura italiana ci porti a questa grande differenza tra il maschile e il femminile. Io ho avuto la grande possibilità di andare all'estero. Ci sono anche lì delle differenze, ma sono molto meno rispetto all'Italia. In Spagna funziona che le squadre femminili facciano parte del maschile avendo un unico presidente. È come se in questo momento la Ludos o le Aquile facessero parte del Palermo Calcio e Zamparini dovrebbe essere il presidente di tutte e due le realtà della città. È auspicabile secondo te una situazione simile? Penso di sì, dovrebbe. Spero che i presidenti italiani si rendano conto che in futuro, visto i grossi problemi nel calcio maschile, dovrebbe essere femminile e sarà il femminile. Perché all'estero se ne sono accorti prima? Perché in Spagna se ne sono accorti prima? Ma noi italiani arriviamo sempre dopo. Penso che sia proprio una questione di mentalità. È difficile comunicare o far conoscere il calcio femminile, ma anche per i genitori italiani, quando dicono mamma voglio giocare a calcio, dico no, ti porto a far ballo perché è uno sport maschile. E questo è un grande dispiacere soprattutto per la bambina e per il mondo, per il movimento del calcio femminile italiano. Quanto manca al calcio italiano per arrivare a livelli delle più grandi d'Europa, ma anche le più grandi al mondo? Penso manchi ancora tanto, perché se noi guardiamo, io posso parlare della Torres perché comunque in Italia solo ho giocato con la Torres a grandi livelli e vediamo che pur essendo la quinta squadra nel ranking mondiale ancora ci sono grossissime difficoltà rispetto alle altre squadre straniere. Quando Pamela ha capito che sarebbe diventata un attaccante di calcio e avrebbe fatto questo per mestiere? L'ho capito all'oratorio di Santa Chiara, quando dovevo vincere 3-0 per far entrare gli altri. Non giocavi all'inizio? Giocavo sempre, altrimenti mi incazzavo. Cosa consigli a una bambina che si vuole avvicinare al calcio, anche magari con le resistenze dei genitori? Io quello che consiglio, la prima cosa è quella di studiare, perché con lo studio, soprattutto adesso dove qualcuno ci prende in giro e non sappiamo mai qual è la verità perché non abbiamo studiato, e seconda cosa di lottare sempre per i propri sogni e di non mollare mai, perché prima o poi ci arrivi. Il sogno di Pamela Conti qual è? Adesso sinceramente è quella di continuare a fare gol e che il calcio femminile italiano diventi professionistico. Non ci sono altre notizie, grazie per essere stati con noi e arrivederci. Panificio Badalamenti, infinite specialità da gustare. Arancine, 1 euro. Pizze familiari, a soli 5 euro. Panificio Badalamenti, panificio, rosticceria, pizzeria, dolci classici e moderni. Panificio Badalamenti, Saccattupani, Untenniventi. Via Francesco Crispi, numero 290, a Palermo. Info line 388 9088 192.